Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo incredibile ma vero nuovo video. Nel quale, come sempre, sono qui presente per prendermi in merito di cose che non ho fatto. Bravo, vai, vai, illustraci. Io veramente non avendo... Va bene, allora questo è il terzo, ormai è una saga, questo è la terza, il terzo film, il terzo capitolo riguardante il Corpi 5. Quindi comunque un case che su questo canale si è visto più volte, questa è la terza volta che viene. Il PC di questa persona si è visto per ben 3 volte, vi lasciamo il link agli altri 2 video che sono stati fatti nel corso degli anni, attenzione il primo addirittura del 2017, quindi ci vedrete un po' diversi. Comunque vi possiamo certificare che questa è la terza volta che questo PC rientra, non per problemi in realtà, ma per un aggiornamento. Cioè da talmente tanto che c'ha sto Core P5 che alla fine si è fatto, questa è la terza generazione. Sì, diciamo che il case, in questo caso spezziamo la lancia a favore di Thermaltake, ha tirato fuori un bel prodotto, perché il case comunque sia, nonostante non ha gli aggiornamenti tipo la Type-C sul frontale, queste piccole cose, però presenta una sua particolarità, ovvero quella la possibilità di essere montato per, come posso dire, esteso, per orizzontale. Può essere appeso, è uno dei pochi case che potete appendere. Si può appendere perché c'è l'attacco pesa, è rinforzato, insomma è una cosa molto carina e particolare che quindi rimane in auge, rimane molto valida anche se sono passati diversi anni. Quindi il case lui è stato intenzionato a tenerlo, case alimentatore alcuni pezzi. La parte sostanziale che viene sostituita è quella che vedete in questo video, sono la scheda madre, il processore, la scheda video. Esatto, passiamo per quanto riguarda il processore da un 12.9KS addirittura, se non sbaglio, a sì, un 14.9KF. Inizialmente K, poi ci sono degli aggiornamenti. Il PC è stato, come sempre, minuziosamente pulito quando si tratta di impianti al liquido. Ecco perché voi vi domandate perché non registriamo i video. Per questo motivo non registriamo i video, perché non si può. Tutte le volte che registriamo un video parte, diciamo, una class action da fuori che ci dice: sono registrato, poi entro che c'avete le ciabatte, le infradito, cioè ci chiedono cose impossibili. Quindi. Il PC, come sempre, è stato minuziosamente pulito dal manuale qua presente, perché ovviamente non mi sporco le mani neanche per assemblarli, figurati. Non hai le abilità per fare queste cose, vabbè, mi dispiace. Non, diciamo, non... l'ha pulito come se fosse il suo. Pure meglio. Allora, in questo video, e adesso starete vedendo le immagini comunque che scorrono man mano, si parte da già un case smontato, quindi non vedete i vecchi componenti, cioè si parte che c'è il radiatore montato, la scheda madre è già stata tolta, quindi si parte da uno scheletro di un case con i pezzi che rimangono, che sono il radiatore, le ventole che inizialmente sono delle Corsair, ma il cliente ci ha chiesto espressamente di volersi dissociare totalmente dal brand. Quindi, perché? Perché il software, perché le varie rogne, perché quello che si sente, perché quello che si dice, alla fine Corsair, questa è una tra le tante dimostrazioni che... Ci trova, ci ha sempre trovato d'accordo, perché se mi escludi i vari controller, command center e vari software, alla fine ti dico, è meglio per la gestione, è meno complessa. Poi questo lasciamo a voi la scelta per gusti e per non gusti, non ci andiamo troppo a inerpicare, ecco. Comunque ci ha chiesto di sostituire le 4 ventole che sono sul radiatore con 4 ventole EK, molto belle devo dire, poi vedrete il risultato finale a fine video. Il radiatore è stato pulito, soffiato, lavato, come la tanica viene smontata, lavata dentro al lavandino, quindi comunque sia piano piano viene ritirata proprio a lucido. La cosa buona è che... abbiamo capito che ha pulito, basta. È pulito, sì, è pulito dai. Allora andiamo avanti. La scheda madre, questa qui, si tratta di una 0790 Dark Hero, con annesso kit dell'EK per renderla liquidata. Come vedete dalle immagini, è bello complesso il sistema di smontaggio e rimontaggio del kit per renderla a liquido. Specialmente se devi farlo 2 volte, spoiler, questo è un piccolo spoiler, poi vi diciamo perché. Perché la scheda madre comunque sia ha il suo backplate, va smontato, insomma c'è tutto il sistema che state vedendo. Come al solito, quando comprate un kit K Waterblock, vi danno i vari pad termici con le varie istruzioni, quindi che trovate sui vari siti. Dovete essere molto attenti perché ci sono 1000 sfaccettature, non vi dovete sbagliare, anche i pad hanno millimetri, quindi spessori diversi. Ve lo dico, se non avete mai montato un PC, scordatevi di fare una cosa, fate no, i danni, una cosa del genere. Più che altro basta che mettete un pad che vi dice che deve essere da 1,2 mm, mettete quello da 1 mm, o non lo mettete in un punto, c'è il rischio che
che ne so, i VRM vanno a fuoco, lasciate perdere, buttate una scheda male, fate dei danni veri. Bisogna andare a recuperare dalla scheda, quindi originariamente dal dissipatore dei VRM, almeno il display e alcune parti, alcuni piccoli pezzetti, seguendo le istruzioni poi ci si riesce, per renderla raffreddata al liquido, mantenendo comunque la bellezza estetica, cioè, della scheda. Quindi mi stai dicendo che mi rimane la parte col display recuperata da come sarebbe la scheda originariamente, che si va a incastonare perfettamente con quello che è capitato. È progettata molto bene, perché dice, tu mi recuperi il display, un paio di pezzettini che servono poi per le filettature, per avvitare, per sostenere la parte, lo chassis che copre le prese USB. Dici, tu mi recuperi alcune cose, però mi ci metti il water block sopra il processore, che tra l'altro, naturalmente, come vedete, c'ha anche il contact frame. Diciamo, siamo stati attenti a ogni piccolo particolare. Noi e anche il cliente è stato minuzioso nella scelta dei componenti, si è andato a vedere tutte le compatibilità per essere sicuro al 1000x1000 che non gli desse nessun tipo di problema futuro. Ne è derivato un PC bellissimo, come state vedendo, sicuramente forse il più bello dell'ultimo periodo, lo posso dire. Ringraziamo Matteo, che comunque ci dà sempre fiducia, questa è la terza volta, e devo dire, Matteo stavolta è stato talmente preciso che ha pensato a tutto. Dato che ha avuto problemi col vecchio PC, che andava a un certo punto, non mi ricordo se ha avuto problemi di scheda madre o di CPU a un certo punto, di RAM con la compatibilità, insomma vabbè, ce lo riportò un paio di volte a distanza di diversi mesi. Il problema qual è stato? Lui stavolta ha detto, voglio essere sicuro che il PC funzioni, quindi per assurdo il fato con lui è stato veramente, veramente, veramente cattivo. Ci ha fatto testare tutti i pezzi prima di montare l'impianto al liquido. Questi pezzi sono stati 2 giorni sul tavolo a fare i test più disparati, di qualsiasi tipo, cioè penso... Se ci fosse stato un minimo difetto sarebbe venuto fuori. PC stabilissimo. Allora prendiamo, montiamo tutto dentro, lo consegniamo, tutto a posto per diverse settimane, giorni, insomma, fino a che il cliente non ci chiama e ci dice il PC mi crasha. A che noi abbiamo detto impossibile, abbiamo testato, non può crashare. No? Infatti è andato bene per diverse settimane. Il problema qual è stato? È andato purtroppo ad incappare in quello che potremmo chiamare il bug di Intel, cioè quello che è venuto fuori da poi poche settimane in realtà, sì, cioè è venuto fuori, questo lo dico per chi non lo sapesse, per chi non seguisse le live, i processori Intel di fascia alta, quindi 14.9K, 13.9K, 14.7K, nelle declinazioni anche F, quello che volete, hanno dei problemi con determinate schede madri che vanno a spingerli, tra virgolette, troppo. In alcune situazioni però, e purtroppo su questo PC è venuto fuori che la situazione ideale per far avvenire questo difetto c'era, cioè le temperature basse. Che succede? Detto proprio banalmente, il processore viene overclockato troppo dalla scheda madre con la funzione di base, quindi senza overclock, voi montate tutto insieme, questo processore viene spinto troppo, al punto che da lì a un tot è probabile che se l'utilizzo di quel processore è molto pesante, come è questo il caso dell'utilizzatore, giustamente è una delle poche persone che dice mi sono fatto l'i9, lo uso come se fosse l'i9, perché quindi rendering a mazzetta, sì, esatto, cioè roba pesante come è giusto che sia, l'accoppiata tra questa scheda madre, ma non vogliamo dare la colpa a questo modello di scheda, no, perché è una cosa generalizzata, si è accoppiata una scheda madre di fascia alta con questo tipo di processori raffreddata al liquido custom, vi possiamo quasi certificare che è quasi sicuro che andrà incontro a problemi, perché avete temperature talmente basse che la scheda madre dice bene, qui sono basse, spegni zio. Praticamente Intel ha fatto affidamento sul thermal throttling, ovvero dice voi dagli potenza, tanto poi ci pensa il thermal throttling a mettere un limite e quindi a non farlo cuocere. Non hanno pensato però che le schede madre di fascia alta, avendo tante fasi, avendo tanta buona gestione, buona dissipazione, e se ci accoppi un dissipatore a liquido custom in questo caso, che quindi mantiene ancora più basse le temperature, con un'ottima pasta termica, perché poi lui ci ha portato anche la Cryonaut della Thermal Grizzly, il contact frame, qualsiasi cosa possa andare a ottimizzare al meglio la temperatura, perché venendo da un 12.9KS che faceva 100 gradi, basta che lo guardavi, quindi anche lì è un grosso deficit da parte di Intel, perché è stato messo sul mercato un processore troppo spinto. In questo caso dice, siamo molto più attenti, effettivamente all'inizio i primi benchmark, dopo averlo montato, si toccavano temperature di 70 gradi. E faceva risultati da paura. Faceva risultati da paura, quindi lui inizialmente ha detto che bello, abbiamo risolto il problema della temperatura venendo dal precedente e finalmente abbiamo un'ottima prestazione. Non sapevamo che però...
dietro l'angolo c'era l'intoppo. L'intoppo appunto è questo: se tu togli il thermal throttling, alla fine il processore va incontro a morte certa. È un po' il Titanic sull'iceberg, è stato. Certo, no, adesso non vogliamo dire che tutti voi che a casa ci avete una scheda madre buona con un processore potente, un dissipatore da 360, ve la dovete fare addosso. Però diciamo che da lì, guarda caso, proprio in quei giorni è uscita l'impostazione denominata sulla maggior parte delle schede Intel Baseline, cioè praticamente se voi aggiornate il BIOS della vostra scheda madre vengono applicate le prestazioni consigliate, cioè i settaggi consigliati da parte di Intel che mantengono il processore a bada. Questa cosa purtroppo è uscita subito dopo che Matteo ha fritto inavvertitamente. È stato un po' il beta tester di Intel, quindi Intel è corsa ai ripari. Gli ha detto male, sì, perché poi purtroppo in questo caso il PC, quando poi lo vai a chiudere, essendo un custom con tubi rigidi in acrilico, andarlo a rismontare per fare dei test è complicato, perché devi svuotare l'impianto, smontarlo. Non è semplicissimo fare dei test così per capire da dove viene il problema. Inizialmente sembrava risolto, seguendo delle guide, dei setup, delle impostazioni. Poi alla fine della fiera abbiamo capito che comunque il difetto era effettivamente. Poi aggiungiamo che i componenti non erano stati comprati da noi, quindi avendo noi fatto soltanto l'assemblaggio, era pure problematico riuscire a gestire determinate cose. Alla fine vi dico comunque com'è finita la storia, tanto lo starete chiedendo. Il processore gli è stato cambiato in garanzia, lui ha deciso di comprare un 149KF, perché il processore originariamente era un K normale, ma questo vabbè c'entra abbastanza poco. Ha comprato un KF da noi e ce l'ha fatto installare, quindi noi abbiamo rismontato tutto, risvoltato l'impianto, rimesso il processore nuovo, ritestato tutto con e senza settaggi. Alla fine adesso il sistema va bene col baseline attivato, le RAM XMP, la frequenza della RAM viene letta completamente, quindi il PC adesso è stabile. Purtroppo c'è stata questa piccola disavventura che non è derivata purtroppo né da errori nostri né tantomeno suoi, ma purtroppo ci dispiace dirlo, in balia della sorte. Io direi Intel, però Intel dice ah sono i produttori delle schede madre, i produttori delle schede madre dicono ah no è Intel, tanto alla fine è il cane, classico cane che si morde la coda, anche perché gli venivano dati più di 330 watt al processore, cioè una parola proprio che sembra la scheda video, cioè consuma meno una 40-70 Ti. Però chi ci segue in live sa che noi dopo 20 anni che facciamo questo lavoro, diciamo, abbiamo detto più volte, non è possibile che io prendo dei pezzi nuovi, tutti funzionanti, li monto insieme, un pezzo mi rompe l'altro. Cioè per noi è una cosa, cioè siamo arrivati a un punto che è troppo. Cioè, sì, ci siamo rimasti male, quindi ve lo comunichiamo anche tramite questo video, magari per chi non ha seguito, non ci segue nelle live, comunque sappiate che non è che abbiamo difeso tanto il marchio, anzi gli abbiamo dato molto contro, perché ci sentiamo un po' traditi, un po' sulle uova, perché quando montiamo un PC di fascia alta e sai che i pezzi vanno, sei sicuro al 1000x1000, dici questo ci ho speso tanto, va tanto ed è anche molto affidabile. In questo caso ci è mancata un po' appunto l'affidabilità e quindi ci siamo lamentati molto di questa cosa. Comunque, tornando al discorso poi del PC, perché abbiamo parlato della scheda madre, del processore, dei vari problemi e le vicissitudini che ci sono state, c'è stato anche un altro lavoro che è stato fatto, quello sulla scheda grafica. Scheda grafica che... Era pure questo complicato? Prendere è complicatissimo. Allora, come vedete dalle immagini, in sottofondo ci sta Fabio che sta sviolinando. Anche qui il kit della IK, questa qui è una 4080 super tough. Ci viene applicato con tutti i suoi pad e tutto quanto. Il risultato finale è molto bello, perché lo diciamo sempre, le schede, il PCB della scheda è molto piccolino, quindi se si va a togliere il blocco da tre ventole con tutto il blocco dissipante che c'è sopra, la scheda diventa molto più compatta. Raffreddandola a liquido, la scheda appunto si è compattata, è diventata più piccolina, che poi nel risultato finale che vedete sul case, secondo me è molto bella, è molto gradevole, perché non è proprio pacchiera enorme, gigante, anzi è molto elegante. Devo dire che K ha fatto un ottimo lavoro per questa cosa. I tubi, per concludere il discorso tubi, i tubi sono stati leggermente riadattati, ma sono stati mantenuti gli stessi, uno per abbattere i costi del lavoro per il cliente, due perché effettivamente erano stati fatti da poco e erano ancora in ottime condizioni, non erano né secchi né avevano segni di spaccature o ingiallimenti o scolorimenti particolari, e quindi spaccature perché chi ha visto gli altri due video, non diciamo niente, andatevelo a vedere, forse proprio il primo video. Matteo, se lo pensa adesso, c'è una sfiga
addosso, è una cosa incredibile. Sì, però lo ammiro molto, però è perché tenace. Continua, bravo, sì. Perché è tenace, continua ad andare sulla fascia alta, continua ad andare con il rischio del custom e tutto quello che si porta dietro. E quindi, vabbè, dicevamo che i tubi sono stati leggermente riadattati per un paio di lunghezze, ma comunque sono stati riutilizzati gli stessi, quindi il risultato finale ha i tubi nella stessa posizione come era nel precedente impianto. Quindi quello che vedete poi sul finale con le varie inquadrature che stanno scorrendo è appunto il risultato finale. Questo era prima che poi ritornasse a distanza di tempo e ci abbiamo rimesso le mani, ma comunque il risultato finale è quello che vedete qui sotto. Che ne pensi tu? Che voto mi dai a sto PC finale? Allora, qui diciamo che lo devo dire per una volta, non so come, perché per me non so è come, che ne so, ma è assunto te, non è che... Non so come, anche perché per gran parte della lavorazione io non sono stato presente, devo dire che mi sei uscito dalla mediocrità, evidentemente sei capitato in una settimana nel quale ti girava bene e quindi è uscito comunque un lavoro sufficiente. Ah, poi c'è stato il kick in più, quella cosetta in più che lui a distanza di giorni mi ha portato la prolunga che vedete, il 24 pin che vedete, se ve lo state chiedendo... Qualora ve lo stesse chiedendo, sono questo poi meno meloso, è la prolunga 24 pin della Lion Lee, che però ha di pro è fantastica esteticamente, in cam neanche rende per quanto è bella, di contro ha che gli serve per forza il suo controller, ve lo dico prima perché sennò altrimenti io queste cose le odio. Ha una presa proprietaria per essere illuminata, va sul suo controller perché il suo controller ha la presa USB, perché va con il loro software, ragazzi, ve lo dico perché la presa è tanto bella ma quanto ostica in questi casi. Le immagini dimostrano che per chi se lo fosse chiesto fino a oggi, Stefano è riuscito a eliminare tutte le bolle, non si capisce come, l'ha aspirate col naso, comunque no, sia si le vede. Ha tolte tutte, ma si vede nelle immagini, si vede quanto ho dovuto girare, ribaltare, mettere sotto sopra il case il più possibile, poi ci sono tutte altre tecniche proprio di sumo che ho dovuto applicare per eliminare totalmente, io penso al 99,9% le varie bolle che sono state eliminate, però si vede comunque nel video quanto ho dovuto fare. Quella scritta ROG così in verticale non è che mi stuzzica più tanto, devo dire. Allora, il display è bello, però ti dico, una scheda madre che costa all'incirca 800 euro, ma questo è proprio un parere super, cioè non c'entra assolutamente niente con l'assemblaggio, sì, e come con altro. Dici, senti, io mi sono fatto il Porsche nuovo, vai dagli amici e c'è sta lo che te, sì, dice, che te dice i specchietti, guarda, proprio potevano fare cromati, sì, cioè una cazzata, sì. Però per dire, il display lo potevano fare personalizzabile, cioè proprio un display vero e proprio dove... Non è personalizzabile, 900 euro scala, personalizzabile. Non è un display, è una scritta retroilluminata. Che povera. Cioè, c'ha dei LED, dei punti LED, ma non è un display che tu gli puoi far scorrere quello che ti pare. Ero convinto. A meno da quel poco che ho visto, è che poi non è che ci ho smanettato troppo sul software. Se qualcuno di voi... mi viene qui e mi smentisce, sono contento perché mi giustificate 800 euro di scheda madre. Se fossi smentito comunque sarebbe la dimostrazione che comunque sei nel complesso mediocre. Sì. Fai sì. Un video su una cosa che neanche hai visto. Pensate, comunque io neanche ho mai visto sto PC, ho visto solo Matteo un paio di volte quando l'ha riportato. Coraccio, lui vede le lacrime di Matteo, tutto il resto non ha visto. Comunque, ragazzuoli belli, se vi è piaciuto questo video, l'ennesimo, quindi il terzo capitolo della saga Core P5, scrivetecelo qui sotto nei commenti, scriveteci che cosa ne pensate, quali, se avete avuto incontri ravvicinati del terzo tipo con i problemi Intel che sono, diciamo, all'ordine del giorno in questo periodo, quindi che cosa ne pensate. Poi, naturalmente, consigli, come sempre, sono sempre ben accetti. E una cosa che voglio da tutti è voto a Stefano e motivazione. Sì. Ragazzi, io sono il primo commento. Io vi traccio a tutti. Occhio. No, queste sono minacce. No, scusa. No, io ho detto qualcosa di... No. Ragazzi, siete liberi di fare come volete. Però mi raccomando. Allora, comunque ve lo diciamo. Ci vediamo al prossimo video. Tra 6 mesi. Ma pure un anno, quindi ragazzi, è così, è come quando facevi spettacoli di Celentano, una volta ogni 6 anni. Quando c'è, sarebbe preso il biglietto bene, sennò pazienza. Ciao ragazzi, al prossimo video, ciao.